Nella bellissima peschiera del Garda, sulle rive del Mincio, si è svolta la 67esima edizione del Mondiale di Pesca al Colpo per Nazioni. Dopo 25 anni, il comune veronese è tornato ad ospitare i campionati del mondo di pesca al colpo. 23 le nazioni che si sono sfidate sul tratto di campogara lungo quasi 3 km, che va da Peschiera del Garda a Valeggio sul Mincio. La nazionale seniore, guidata da Rudy Frigeri assieme al vice CT Marco Manni e Gino Govi, si è presentata a questo mondiale forte dell'argento conquistato a Novi Sad nel 2019 e consapevole di avere le carte in regola per poter conquistare in casa qualcosa di importante. Giovedì 8 settembre, nel pomeriggio, a Peschiera del Garda, presso la caserma d'artiglieria di Porta Verona, si è svolta la tradizionale cerimonia d'apertura. Le 23 nazioni partecipanti sono state presentate al suono del rispettivo inno ed è stata ufficialmente inaugurata la 67esima edizione del Mondiale di Pesca al Colpo. La squadra azzurra, composta da Andrea Fini, Jacopo Falsini, Ferruccio Gabba, Giuliano Prandi, Gianluigi Sorti e Francesco Reverberi, supportata da Rubens Raimondi e Gianni Lazzaretti come staff tecnico, accompagnata dai dirigenti federali Antonio Fusconi, Sileno Poles, Fernando Landonio e dal funzionario delegato Alessia Vergati. È appena conclusa la cerimonia d'apertura dei 67esimi campionati del mondo di pesca al colpo a Peschiera del Garda. La cerimonia si è svolta per motivi di Covid senza spettatori, senza pubblico, e ora aspettiamo le gare, vediamo come renderà il Mincio. Il posto e la location è assolutamente una delle più belle del mondo e questo è indiscutibile, il Mincio è stupefacente. Speriamo che renda abbastanza perché in maniera che tutti si divertano, ma l'importante è che l'organizzazione è andata fino a questo momento in maniera direi perfetta, sia per la preparazione del campo sia per questa cerimonia d'apertura. Quindi proseguiamo, vediamo come andiamo avanti. Io spero che possiamo portarlo in fondo nel migliore dei modi e magari con qualche risultato, facendo debiti scongiuri, utile per l'Italia. Gli atleti italiani sono entrati nel vivo della competizione sabato 11 settembre scorso, insieme alle altre nazioni, che sulle belle ma insidiose acque del Mincio si sono sfidate a colpi di rubasien per conquistare il titolo mondiale. Eccomi qua, siamo arrivati alla fine di 10 giorni sudati e lavorati con l'equipe dell'Italia sul Mincio per fare questo mondiale che l'abbiamo ripreso dopo un paio d'anni di astinenza a colpa del Covid. Mondiale in Italia è sempre un impegno perché hai sempre il massimo delle aspettative, però cosa posso dire? Posso dire che il fiume non è come lo conoscevamo noi, completamente diverso, un fiume difficile da interpretare, un fiume che non aveva pesci ma ce ne sono stati messi e sono usciti dal lago, un pesce che non è regolare, si deve ancora distribuire uniformemente nel fiume.
Al termine della prima manche, la squadra azzurra in testa alla classifica con 27 penalità, seguita da Svizzera e Ungheria, entrambe con 43 penalità, ha sicuramente iniziato alla grande questo mondiale. Dopo l'ultima manche, l'Italia della pesca al colpo vince il 67esimo mondiale per nazioni con 75 penalità. Seconda la Repubblica Ceca con 86,5 penalità, terza l'Inghilterra con 89 penalità. Un gruppo fantastico, quello guidato da Rudy Frigeri, Marco Manni e Gino Govi, che nelle acque amiche del fiume Mincio riconquista dopo 25 anni un'altra medaglia d'oro. Bene, adesso partiamo ragazzi dopo 10 giorni di duro lavoro qui nel campo di gara del Mincio di Peschiera. Io col mio staff e i ragazzi che non ci sono perché l'intervista la facciamo noi. Cosa dire? Dire che alla partenza pensavamo di avere un vantaggio, un grande vantaggio rispetto ai nostri avversari, ma il campo di gara si è presentato completamente diverso. Sapevamo ed eravamo consapevoli che praticamente un risultato che non era la vittoria non era nelle nostre aspettative. Siamo riusciti ad ottenere il massimo che potevamo ottenere, abbiamo vinto un oro fantastico, forse più faticoso che abbiamo vinto in tanti anni di assistenza alla squadra come capitani e tutto. Questo è stato veramente faticoso anche perché avevamo il dovere e l'impegno di vincere qua in Italia. Ci tenevamo molto, siamo riusciti a vincerlo e cosa dire? Posso chiedere anche qualcosa ai miei vice capitani, perché poi alla fine io devo ancora consultarli con loro per decidere, per sapere cosa ne hanno provato o com'è andata praticamente anche per loro questa, diciamo, trasferta, anche se siamo in Italia. Beh, sicuramente è stata una gara difficilissima come tutti i mondiali, questi in particolar modo ancora di più perché gareggiavamo in casa, c'erano molte aspettative, molti amici che c'erano venuti ad aiutarci, a sostenerci, conoscenti, un sacco di pubblico. È stata una manifestazione bellissima, una gara difficilissima. È sicuramente una delle più difficili che abbiamo affrontato negli ultimi anni nelle nostre avventure di campionati del mondo europei. C'era molta aspettativa, siamo riusciti a portare a casa questa grande vittoria. Vincere non è mai facile, ci siamo riusciti, abbiamo un gruppo di atleti formidabili, abbiamo una federazione che ci sopporta in qualsiasi cosa, ci aiuta, ci sostiene tutta la settimana di lavoro e questo ci permette a lunga di ottenere questi risultati che per noi sono importanti e fondamentali per il continuo della nostra passione. Salve a tutti, diciamo che il pubblico presente nel Mincio ci ha messo molta pressione questa volta e il fatto di poterli deludere ci ha fatto dare quel qualcosa in più che ci ha permesso di ottenere questa vittoria. Siamo tutti molto felici di questo, per aver fatto sul Mincio, su questo bellissimo campo di gara unico al mondo, di aver portato l'Italia sul gradino più alto del podio. Siamo veramente molto contenti. Cosa dire? Adesso vado un attimino sull'aspetto tecnico, perché alla fine quello che conta è poi anche il risultato che abbiamo ottenuto nella pesca. Abbiamo dei ragazzi, come ha detto Gino, che sono fantastici. Sapevamo le difficoltà che avevamo in questo campo di gara, abbiamo provato, lavorato duramente, ma quello che conta più di tutti, secondo me, abbiamo preso spunto anche dal Mancini, dalla nazionale italiana, per i risultati che ha ottenuto ultimamente. Ci siamo uniti, ci siamo stretti, siamo coesi, siamo un bel gruppo. Mi commuovo. Vabbè. Un attimo. Scusate, però. Il nostro capitano è un attimo in difficoltà. Certo. Niente, il gruppo è un gruppo perfetto, come diceva lui, un gruppo molto coeso, ormai è un gruppo che da diversi anni si collabora, si lavora assieme e ci permette di ottenere degli ottimi risultati senza aver mai un problema, senza aver mai avuto uno screzio. Tante volte abbiamo dei punti di vista diversi, però alla fine rimane sempre un unico obiettivo, che è quello di provare a vincere una medaglia. Riprovo a passare il microfono al mio capitano. Grazie Gino, mi hai preso in un momento un po' di difficoltà, ti ringrazio. Comunque, prescindendo da tutto questo, cosa dire?
un ringraziamento a tutti quanti, a quelli che ci hanno assistito dalla federazione, Federico, l'Angela, tutti quanti sono stati fantastici, non ci hanno fatto mancare niente. Abbiamo la fortuna di avere una federazione che ci supporta in tutto e per tutto. Non c'è discussioni fra noi e fra di loro, condividiamo le idee, praticamente i programmi di lavoro che facciamo, ce ne sono tanti praticamente pronti da portare avanti, ci vorrà un po' di tempo, un po' di pazienza, ma io penso che con il loro supporto, il nostro aiuto, quello che abbiamo in programma lo porteremo avanti cercando di ottenere il massimo e dei grandi successi. Grazie a tutti e forza l'Italia al prossimo mondiale. Grazie mille. Tornare a Peschiera dopo tanti anni, perché l'ultimo mondiale qui si è svolto nel 1996, l'Italia aveva vinto quel titolo a squadre, è sicuramente un'emozione, anche perché questo è il fiume più bello che c'è al mondo, e sia dal punto di vista dello spettacolo che offre tutti i giorni, sia dal punto di vista agonistico per la difficoltà che ha. Riuscire a vincere qui non era scontato, date le difficoltà che in questi ultimi 2-3 anni il fiume ha avuto in termini di pescosità, ma la grande organizzazione della sezione provinciale di Verona ha portato un mincio a un buon livello, almeno diciamo per fare una competizione di questa importanza, e poi dal punto di vista organizzativo è stato tutto perfetto, dalla cerimonia di apertura alla cerimonia di chiusura. Dal punto di vista del risultato della squadra è un risultato importante, è un oro veramente importante, anche perché veniamo da un momento difficile. Siamo riusciti come federazione a fare approvare tantissime manifestazioni tramite il CONI per poter poi accontentare i nostri agonisti e avvicinarli e riportarli sulle sponde dei fiumi in modo da poter svolgere la loro passione, e oggi ci hanno spinto verso questa vittoria, un po' con i loro commenti, un po' con la loro presenza. Questo è un campo di gara che oggi ha visto veramente, fra ieri e oggi, veramente tante persone, e quindi ci sentivamo in dovere di accontentare i nostri tifosi, ma soprattutto tutti i nostri agonisti che hanno vissuto anni, questi 2 anni veramente difficili. Speriamo che il fiume rinasca, e tutti i sintomi ci sono, perché pesce è venuto giù dal lago, c'è molta, molta crea nel sottoriva, quindi c'è speranza per il futuro. Per quello che riguarda la squadra, devo dire che, come penso abbiano già detto i capitani, è una squadra molto coesa, un'equipe importante sia dal punto di vista dello staff che dal punto di vista dei collaboratori. Detto questo, chiudiamo questo periodo, speriamo di avere altri risultati importanti in futuro. Veniamo da medaglie importanti con i giovani, con le donne, con il long casting, con lo spinning torrente, quindi è un buon inizio per un'annata difficile, ma che sono di auspicio per il futuro. Grazie ancora, buona serata. Sì, quindi voglio ringraziare prima di tutto gli organizzatori, a cominciare dal presidente Tiziano Begat della sezione provinciale di Verona e tutti i suoi collaboratori, perché hanno portato in fondo questo evento, che non era affatto facile, perché in tempi di Covid riuscire a radunare tutti questi volontari e a mettere in piedi questo campionato del mondo con 23 nazioni partecipanti è stato un bel impegno. Ovviamente ringrazio la città di Verona e la città di Peschiera, di Valeggio sul Mincio, insomma tutti gli amministratori che hanno collaborato a questo risultato e che alla fine ci hanno permesso di essere nuovamente come nazionale campione del mondo. L'Italia ha vinto questo 67esimo campionato del mondo, non è stato affatto facile, perché il Mincio è stato ieri abbastanza prodigo, oggi è stato abbastanza avaro invece, quindi le catture sono state difficili e per un certo momento abbiamo temuto di non riuscire a portare in porto il risultato, ma fortunatamente siamo campioni del mondo, seguiti dalla Repubblica Ceca e dalla Inghilterra.
il serbo Goran Radovic è il campione del mondo individuale, argento per l'ungherese Imre Zakovic, bronzo per il ceco Peter Klasek. È stato un mondiale davvero difficile da portare a casa e dall'esito tutt'altro che scontato, nonostante il primo posto della prima giornata. Il Mincio si conferma il fiume più bello d'Italia, ma sicuramente il più complicato da interpretare.